Lavoratore. Innanzitutto grazie per essere qui, ovviamente a testimonianza della sinergia piena che c'è tra l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria. Questa mattina abbiamo proceduto un'attività appunto su delega dell'autorità giudiziaria, abbiamo individuato mandante ed esecutore materiale di un tentato, in un qualche modo, di una gambizzazione che è avvenuta il 29 febbraio scorso a Sant'Agata del Bianco, e quindi questo ci sembra opportuno, poi dare una risposta, un risultato di quelle che sono state le attività investigative poste in essere. Sì, ma infatti sono qui proprio per attestare l'impegno delle forze dell'ordine su questi episodi che determinano sempre un certo allarme sociale. Le gambizzazioni, gli incendi, questa diffusione di atti in qualche modo intimidatori non sono segnale di un'assenza delle forze dell'ordine o di una, come dire, pervasività investigativa sul territorio. Sono evidentemente sintomi di un certo nervosismo, poi non tutto riconducibile ovviamente al crimine organizzato. Però dare risposta in termini di individuazione dei responsabili di questi atti è una cosa che ritengo sia importante, proprio per dar conto anche alla cittadinanza che le forze dell'ordine ci sono, che presidiano il territorio costantemente, in questo caso i carabinieri, ma anche la guardia di finanza, la polizia, sono impegnati quotidianamente, che se ne pensi, nel controllare il territorio. E quindi chiunque pone poi in essere questi atti, oggi si è registrato un altro atto di tentato omicidio, gambizzazione nella zona di Platì, su cui sono intervenute le forze dell'ordine prontamente e abbiamo attivato immediatamente le attività di indagine. Bisogna, quotidianamente lottare e far fronte a questi episodi, però le attività investigative producono risultati, l'abbiamo visto anche con l'operazione che ha fatto ieri la direzione distrettuale antimafia, lo vediamo quotidianamente nelle attività che svolgono le nostre forze dell'ordine, e quindi credo che sia importante dar conto di questi risultati che si ottengono con gli sforzi soprattutto di chi è poi sul territorio e di noi che li coordiniamo. Non so se c'è qualche altra cosa. Vogliamo dire alla Guardia di Bianco, che nello specifico poi in effetti hanno eseguito questa attività, quindi l'hanno seguita fin dai primi momenti, se vuole dare qualche cosa. Prego, prego. Due soggetti tratti in arresto oggi su ordinanza di custodia cautelare emessa alla procura presso il tribunale di Locri. Sono stati tratti in arresto a seguito del ferimento patito da Nicita Stefano a Sant'Agata del Bianco il 29 febbraio. Le risultanze investigative hanno portato appunto all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti, individuati quali il mandante, l'ideatore del ferimento e l'esecutore materiale stesso. I due il 29 febbraio si sono recati appunto a Sant'Agata del Bianco, dove hanno dato appuntamento alla vittima per concordare sostanzialmente un saldo di un debito che la vittima aveva nei confronti appunto dell'ideatore del ferimento stesso. Evidentemente la loro trattativa, se così possiamo chiamarla, non è andata bene, non è andata a buon fine, perché ha portato poi al ferimento lo stesso mediante l'esplosione da parte di uno dei due odierni arrestati di due colpi d'arma da fuoco alla coscia destra. L'attività investigativa non è stata facile, poiché è nata in un contesto di completa reticenza e di omertà, in primis da parte della vittima, cioè colui che ha subito il ferimento, il quale inizialmente aveva fornito delle dichiarazioni, già dal letto d'ospedale, delle dichiarazioni inerenti a due uomini incappucciati, persone da lui sconosciute. Successivamente lo stesso è crollato a seguito dell'analisi appunto del suo telefono cellulare, dal quale sono emerse delle conversazioni sia sulla chat di Facebook che alcuni SMS, dai quali si evinceva appunto questo clima di tensione e questi diverbi che lui aveva avuto con uno dei due arrestati, con l'ideatore Raschilla Francesco, classe 79 di Atrico, agente assicurativo a Bianco, al quale lui doveva saldare l'importo
esiguo di 190 euro per delle pratiche assicurative che lo stesso gli aveva eseguito. Quindi da questi chat che abbiamo trovato, lui poi successivamente è crollato e ha dovuto ammettere che era stata lui effettivamente la persona, che però si era accompagnato da un secondo soggetto rimasto, almeno al momento, perché rimaneva ignoto. Lo abbiamo identificato a seguito solamente dell'analisi dei tabulati del telefono del primo, dal quale sono emersi dei contatti concomitanti sia con il omicida che con questa seconda persona. Dalle intestate dell'utenza che lui contattava in concomitanza con la vittima del ferimento, ci è venuto fuori un'intestata di una donna, una signora, la quale poi risulta essere appunto la madre di Modaffari Raimondo Salvatore, classe 88, sempre di Africa, un soggetto che poi materialmente è esposto in colpi di pistola. Lo stesso corrispondeva perfettamente alla descrizione fisica che ci era stata data così inizialmente dalla vittima, e lo stesso è stato successivamente poi individuato quale appunto autore materiale del ferimento, cioè la persona che ha esploso i due colpi di pistola. Sì, volevo aggiungere che forse proprio la esiguità delle somme in ballo in queste cose dà conto, anzi ancora di più, della spregevolezza e della sproporzione del gesto fatto, che è quello di sparare. E la risposta nella individuazione può apparire un piccolo, come dire, fatto, ma in realtà è importante che in questi territori si affermi che non è possibile come dire, fare il far west, non è possibile ricorrere a sistemi così brutali per rivendicare eventuali, poi bisogna verificare quanto legittimi somme di denaro. E quindi, ripeto, l'importanza dell'arresto di queste persone sta proprio nel fatto che hanno utilizzato un sistema brutale di vigliacco, di sparare, per tutto sommato una questione riconducibile a poche centinaia di euro. Mi sembra, ripeto, importante come risposta da parte delle forze dell'ordine nell'arco di poco tempo. E niente, le attività continuano sotto tutti i fronti, ma questo non è il far west, ecco quello che bisogna ribadire alla popolazione. Se comunque vogliamo mandare eventualmente un piccolo video che abbiamo preparato, se volete spegnere eventualmente il luce, sì, rappresenta solo il luogo del fatto, quella che è stata l'attività posteriore, sì. Dove è avvenuto la sparatoria, ovviamente. Nella piazza del municipio di Santa Maria. E le attività poi che hanno portato. Queste sono le case popolari dell'Africa. Di Trieste, sì.